Buongiorno a tutti. In primo luogo porto i saluti del presidente della mia organizzazione Scanavino, che non ha potuto essere presente ma che segue con molta attenzione i lavori sulla questione nitrati, e lo studio dell'ISPRA e la ripresa dell'iniziativa che c'è stata da alcuni mesi a questa parte. Io sostanzialmente concordo con la gran parte di cose che sono state dette da parte di colleghi delle organizzazioni agricole, quindi non vorrei dilungarmi troppo sul ripetere. Brevemente tre punti. Primo punto, la ripresa di iniziativa che c'è stata da alcuni mesi a questa parte, da maggio dello scorso anno, è stato un fatto estremamente positivo che è stato rilevato anche da altri e che vorrei ulteriormente sottolineare. E accanto a questo, anche perché venivamo da anni proprio di mobilità che stiamo scontando. E accanto a questo, quello che veniva rilevato dai due ministri stamattina, anche, come dire, il clima di collaborazione, ma più che di collaborazione, direi proprio si vede lo sforzo di trovare un linguaggio comune tra i due ministeri. E questo penso sia un dato molto positivo e non è banale, perché l'agricoltura e l'ambiente non hanno necessariamente lo stesso approccio sui problemi. Inutile che, cioè, non diciamo sempre esattamente la stessa cosa, però questo non è necessariamente un male, diventa un male quando non ci si parla. Quando invece si cerca di trovare un terreno comune per portare avanti, diciamo, poi le soluzioni, certo questo richiede sforzo, ma comunque è un percorso da fare. Secondo punto, il decreto applicativo della normativa nitrati, di cui oggi si è parlato più volte, io lo considero un gran passo in avanti, specialmente veniva ricordato adesso nella parte che riguarda il digestato, ma anche in altre questioni che affronta, come ad esempio la maggiore flessibilità per l'utilizzo degli effluenti nei calendari o il limite dei 340 kg che non sta scritto da nessuna parte, che ci siamo posti da soli, nelle aree non vulnerabili, intendo. Ecco, se un limite, così detto ora, in questo momento, dovessi cercarlo, cercherei nel fatto che laddove vengono fatti passi avanti, poi magari vengono circondati da una serie di condizioni. Però, ecco, questo non so, lo vedremo all'atto pratico. La criticità maggiore, credo, in questo momento sia invece nei tempi. Ecco, sarebbe opportuno e necessario che questo decreto, visto anche gli anni di aspettativa che sono stati fino ad oggi, entrasse effettivamente in vigore. Ultimo punto, e che è poi l'oggetto specifico dell'incontro di oggi, e cioè lo studio dell'ISPRA e delle regioni, delle ARPA. Noi, ma il mondo agricolo in generale, da anni chiediamo un'indagine, uno studio, ma comunque dare robustezza scientifica a soluzioni su due problemi. Uno, quello di una corretta individuazione delle aree vulnerabili, e l'altro è quello di una corretta valutazione dei carichi di azoto poi presenti nelle acque. Ora, sul primo problema, non so se lo studio effettuato dall'IRRA possa dare un contributo, però in ogni caso è un problema che dobbiamo affrontare, perché insomma è stato detto anche da altri, il modo in cui sono state individuate le aree vulnerabili probabilmente va un attimino rivisto, insomma bisogna dare una maggiore robustezza scientifica da una parte, ma anche fare anche delle valutazioni dall'altra. Per quanto riguarda invece la questione dei carichi, ora lo studio che ci è stato presentato oggi, insomma, non è uno studio su un argomento semplice, è un argomento complesso, è un argomento che ha molte variabili. Insomma, il professor De Bernardinis ha fatto una presentazione che dava conto anche, secondo me, del fatto, no, delle molte variabili presenti, delle specificità dei siti. Credo anche di aver capito, per quel, insomma, che posso capire, poi entrando nel merito delle metodologie di indagine, del fatto che anche rispetto alle diverse metodologie bisogna fare delle scelte, quindi anche in campo scientifico, voglio dire, poi bisogna scegliere. E quindi credo che vada un attimino metabolizzato questo studio, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista degli eventuali risultati. Quello però che emerge, insomma, veniva detto in prima battuta, è uno,
una eccessiva sopravvalutazione dell'agricoltura nel contesto del fenomeno, anche se probabilmente diciamo inferiore rispetto a quanto ci saremmo aspettati, però comunque c'è. E secondo, nell'ambito delle attività agricole, una eccessiva sopravvalutazione della zootecnia rispetto al resto. Questo ha delle conseguenze. Ora, con tutte le riflessioni che potremo fare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, però dovremo cominciarci a chiedere se il limite di 170 kg ad ettaro di azoto del effluente zootecnico abbia un senso in certe aree oppure no, perché poi a questo dobbiamo arrivare. Probabilmente in certe aree non ha senso il limite di 170 kg, ha piuttosto senso il limite complessivo di azoto e il modo in cui viene distribuito, viene dato i tempi, i modelli che si utilizzano. Ecco, io i modelli di fertilizzazione intendo. Ecco, io credo che ci sia questo problema qui. Uno, il fatto di, se vogliamo arrivare a delle conclusioni pratiche, insomma, se anticiparle intanto, poi bisogna rifletterci un attimo sopra. Uno, questo dato qui, il fatto di stabilire se questi limiti hanno senso o non hanno senso. L'altro, però anche una, come dire, una sollecitazione che ci arriva verso una fertilizzazione intelligente. È stato accennato qua e là il fatto, la componente organica rispetto alla componente minerale, la quantità complessiva di azoto, i periodi in cui viene somministrato, le modalità in cui viene somministrato. Cioè c'è la necessità di arrivare a, per diverse strade, a questo obiettivo, quello della concimazione intelligente. Io lo chiamo così perché ora smart è un termine molto utilizzato. Quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire, insomma, dare l'azoto che serve per reintegrare la quantità di azoto organico nel suolo e dare alla pianta l'azoto che le serve nel momento in cui le serve. Cioè, eliminando non è possibile perché l'azoto purtroppo è solubile, quindi tende a migrare, ma riducendo al minimo le possibilità di perdita di azoto nelle acque e già che ci siamo, anche l'altro problema che è all'ordine del giorno nella comunità europea, cioè la perdita di azoto in atmosfera sotto forma di ammoniaca, perché pure questo è un elemento che dovrebbe entrare a far parte di questa visione, che dovrebbe essere una visione un po' più olistica, quindi non è solamente basata su dei limiti, non è che sto chiedendo di introdurre ulteriori limiti, sto dicendo che bisogna far convergere su questo obiettivo una serie di attività di ricerca, innanzitutto, perché ci sono tantissimi istituti nel mondo, non solo in Italia, ma nel mondo, che stanno studiando modelli di fertilizzazione su determinate piante, su determinati ambienti. Quindi il problema esiste dappertutto, non esiste solo da noi. C'è bisogno di supporto alle aziende, c'è bisogno di dare quel supporto che consenta a chi deve impostare un piano di fertilizzazione di poterlo fare sulla base di una serie di elementi mediamente, diciamo, migliore rispetto a quello che si fa oggi. Ecco, l'obiettivo dovrebbe essere proprio questo, quello di limitare al minimo le perdite di azoto che comunque ci saranno. E qui un altro elemento vorrei anche citare e mettere sul tavolo senza svilupparlo. Un altro elemento che può incidere anche sul fatto di diminuire la presenza di azoto nelle acque superficiali, ad esempio, è quello del sistema di scolo delle acque. Cioè noi molto spesso vediamo in giro dei canali cementificati. Ora, gli stessi canali possono, io ricordo che per esempio in un bacino del Veneto che scola sulla Laguna Veneta fu fatto proprio tutto un lavoro di questo genere, cioè recuperare le aree dei baci, dei canali di scolo all'assorbimento dell'azoto e non solamente al suo trasporto in laguna. Un lavoro impegnativo, costò, eccetera. Però ecco, quindi non è solo poi il momento in cui l'azoto viene somministrato alle piante, ma anche nei terreni, ma anche poi il percorso che fa nel suolo. Quindi
una visione sicuramente, come dire, olistica del problema. Ecco, questo secondo me sarebbe necessario.